Carissimi amici di TVR e Teleitalia 7 Gold, benvenuti al 25esimo del Salotto di Manuela. Anche quest'oggi ci spostiamo in Versilia, a Forte dei Marmi, nella frazione di Vittoria Puana, per parlare di una perla, per parlare di Villa Bertelli, di una villa di fine Ottocento, una villa dove si possono trovare mostre d'arte, dove si fanno grandi iniziative, di talk show, di ogni tipo di cosa che tratta la cultura. Vado subito a salutare i miei graditissimi ospiti. Abbiamo il piacere di avere nei nostri studi il presidente della Fondazione Villa Bertelli, Ermindo Tucci, e il giornalista e scrittore Enrico Salvadori. E grazie di essere qua. Grazie. Allora, è una gioia avervi qua e parlare di Villa Bertelli. Perché quando si parla di Forte dei Marmi, si pensa a Forte dei Marmi sotto il profilo del turismo? Del turismo in top, del luxury, ma Forte dei Marmi e nello specifico Villa Bertelli offre, cioè, ha una proposta di iniziative di ogni tipo, si parla di cultura, si parla di mostre d'arte, si parla di talk show come parliamone in villa, di questa rassegna così importante, dove sono passati i più grandi personaggi del mondo della cultura, della politica, dello spettacolo, grandi artisti, grande musica, perché il presidente è anche un melomane. Allora, presidente, prego, parliamo di questo gioiello architettonico che è Villa Bertelli. Villa Bertelli, come diceva lei, è un gioiello architettonico, nasce alla fine dell'Ottocento, nasce addirittura un po' come edificio particolare perché ospitava gli uffici amministrativi della SIPE che praticamente facevano mine e polvere da spara. Poi è diventata una pensione, devo dire una pensione che ha ospitato grandi personaggi che gravitavano su Vittoria Puana. Poi successivamente con l'amministrazione Bertola è stata acquisita al patrimonio del comune di Forte dei Marmi e da allora è stata votata alla cultura. Devo dire in verità che durante gli ultimi 7 anni con il nostro consiglio di amministrazione abbiamo deciso che la villa vivesse non solamente nei mesi estivi, ma vivesse tutto l'anno, praticamente tutto l'anno, a godimento non solo degli ospiti, ma anche dei cittadini, di Forte dei Marmi, perché è una cosa di proprietà di Forte dei Marmi e deve essere, secondo me, goduta da tutti. Ecco, Presidente, questa possiamo definirla anche una sua grande conquista, perché lei da tanto, no? Che ha sempre detto che avrebbe voluto far vivere Villa Bertelli 365 giorni l'anno. Ed è così, principalmente. A me piace moltissimo anche d'inverno, oltre che l'estate, perché d'inverno, il sabato e la domenica, abbiamo sempre incontri culturali e incontri musicali. Anche concerti, qui stiamo vedendo, no? La nostra regia si sta mandando dei contributi, perché sì, lei è un melomane, ama tanto la musica classica. Classica e lirica. E lirica principalmente. Tanto. E quello che mi fa piacere è che abbiamo puntualizzato il nostro focus sui giovani, per cui abbiamo formato anche tanti giovani che ora calcano palcoscenici importanti e siamo anche un po' riconosciuti, diciamo così, tra virgolette, internazionalmente, perché parecchi croceristi che fanno scalo principalmente a Livorno vengono da noi, guardano le mostre e gli facciamo uno spettacolo di musica lirica e poi dopo successivamente vanno o a trovare il maestro Bocelli o vanno a seguire altre iniziative. Queste attività sono stanno diventando molto frequenti, ecco, specie dalla Pasqua fino a fine di ottobre. Devo dire che avete anche un piano forte meraviglioso lì nella villa. Noi abbiamo questo gran coda, ecco. Stenway and Son, che è stato regalato dalla famiglia del grande musicista Maestro Ferrario,
ed è veramente un gioiello, è un gioiello e noi lo teniamo lì come... E ecco, si vede. E qua lo vediamo in tutto il suo splendore. Splendore, in tutto il suo splendore. Che meraviglia. Sì. E c'è un bambino che si inchina perché abbiamo, ecco, noi diamo molto spazio ai giovani. Abbiamo ospitato ultimamente un piccolo musicista, un piccolo pianista di 8 anni che ha incantato il pubblico con Beethoven, con Mozart. Una fan prodigio proprio. Una fan prodigio, incredibile veramente. Poi alla fine, non contento, ci ha voluto donare dei bis, non finiva mai, e poi all'ultimo si è messo a suonare delle cose sue. Una cosa veramente spettacolare. Allora, diciamo che Villa Bertelli offre veramente, ha un'offerta trasversale, per tutti i gusti proprio. Questo va detto, sottolineiamolo. Va detto per tutti i gusti, perché noi non facciamo soltanto musica classica. Ma i grandi concerti. I grandi concerti. I grandi concerti pop. Inizieremo a fine luglio, il primo sarà con Annalisa, sono praticamente quasi tutti esauriti. Esauriti, sold out proprio perché... Venditi, esaurito, poi Tozzi che farà il suo ultimo tour... E tanti altri, tanti altri. Quindi esatto. Accontenteremo i Pooh, anche quello. Perché i Pooh non possono mancare. Anche quello esaurito. No, e quindi nasce con questa collaborazione con la Leg. Certo. E devo dire, sta avendo dei grossi frutti. Quest'anno abbiamo anche ampliato la ricettività del teatro e quindi siamo veramente felici di come... Ha una grande capienza per cui può accogliere un numero importante. Passiamo al nostro giornalista e scrittore Enrico Salvadori, che per il 5º anno condurrà la rassegna Parliamone in Villa. Allora, grandissimo successo perché grandi nomi sono passati e quest'anno anche avremo grandissimi nomi. Prego, Enrico. Beh, noi, innanzitutto grazie dell'invito, è sempre un piacere essere qui con te e con voi. Sì, la 5ª edizione, iniziamo con il presidente in un anno non particolarmente favorevole perché il nostro cartellone era programmato in inizio della tarda primavera del 2020, arrivò il Covid e mi ricordo dovemmo appunto posticipare tutto, però il successo è stato subito evidente e consistente perché tutto questo rientra nella filosofia che il Presidente illustrava, cioè la volontà e la decisione concreta di utilizzare la villa per larghissima parte dell'anno, praticamente tutto l'anno, e da parte nostra realizzare un cartellone di incontri che vada incontro un po' a tutti i palati, a tutti i gusti, e cerchiamo appunto di spaziare anche quest'anno dalle tematiche più impegnative, comunque interessanti, ai temi più leggeri. Ecco, qui vediamo per esempio la direttrice del Quotidiano Nazionale, Agnese Pini. Sì, è la mia direttrice perché io collaboro sempre con la Nazione per la quale ho lavorato e lavoro da tantissimi anni e l'anno scorso ci onorò della sua presenza per il suo libro sulla strage di nazifasciste, sì. Purtroppo teatro in Versilia, sì. Che sono state teatro in Versilia, che hanno avuto come teatro la Versilia. Ma non solo, l'anno scorso, il grande vediamo, premio, vogliamo parlare di Vanzina. Il grande premio Villa Bertelli, Villa Bertelli. Enrico Vanzina. Esatto. Enrico Vanzina è stato un grande... promoter della Versilia balneare, turistica, vacanziera, perché Sapore di Mare e non solo hanno avuto la consacrazione in Versilia e a loro volta hanno promozionato nel mondo la nostra costa. Quindi cerchiamo appunto di alternare anche la politica, anche la cultura e lo spettacolo, lo sport, e quindi cerchiamo di captare l'interesse un po' di tutti. Un'offerta variegata che accontenta tutti. Allora, ricordiamo, però abbiamo Vannacci,
Sì, il generale Vannacci. Proprio in queste ore il generale Vannacci, il suo secondo libro, grande successo, la sua candidatura, la sua elezione al Parlamento europeo. E quindi un excursus un po' su questo libro e anche sul primo e su questa decisione di entrare nell'agone politico sia pure continentale. È un personaggio divisivo, giustamente, certo. però insomma è un personaggio che fa discutere, E che comunque calamita l'interesse di tante persone, lo dimostra anche il successo a livello letterario. Ecco Enrico, vogliamo parlare anche di un omaggio a Puccini. Sì, appunto, il 14 ci sarà, cioè il 13 è che Smith, sì. Il 14 è generale Vannacci nel pomeriggio, la sera la collega Rossella Martina, già redattrice del quotidiano nazionale, nella redazione Cultura, grande studiosa di Giacomo Puccini, per il centenario della morte del maestro, ci porta un Puccini inedito con un epistolario interessante e notizie abbastanza sconosciute e interessanti. Noi quest'anno abbiamo puntato molto sugli anniversari, perché in giugno abbiamo ospitato Maria Pia Pagani, la più grande studiosa italiana di Eleonora Duse, sì. Perché era l'anniversario della signora Duse, che ha lasciato nel teatro italiano una traccia importantissima. Abbiamo celebrato purtroppo il ventennale della scomparsa di Marco Pantani, indimenticato, sì. E indimenticabile, esatto. Campione di ciclismo, sì. E lo abbiamo fatto con Marco Pastonesi, collega giornalista che lo ha conosciuto, lo ha seguito, ne ha narrato le gesta sulla Gazzetta dello Sport. Ora ci sarà Puccini. Insomma, poi cerchiamo di essere un grande nome, lo vogliamo ricordare? Veneziani. Marcello Veneziani parlerà del suo ultimo libro imperniato sulla figura di Giambattista Vico. Grande, grande personaggio della cultura italiana. E poi avremo anche un po' il frivolo con Alessi, con Roberto Alessi, che è già stato da noi per l'anniversario, per il centenario di Novella 2000. Lui è sempre alle guide di Novella 2000 e parlerà del gossip come forma di democrazia, di interesse popolare, perché arriviamo nel periodo del Solleone e i giornali di gossip sulle nostre spiagge, sulle nostre montagne, nei momenti di relax, abbiamo bisogno di qualcosa di leggero e il gossip ci interessa. E devo dire che tu conduci questa rassegna veramente, sei veramente bravo. No, vabbè, questo lasciamelo dire. No, ti ringrazio. Perché non è facile, è un talk show dove tu riesci veramente a interessare, essere avvincente, e ottieni sempre grande, grande successo. Grazie, ti ringrazio, sei troppo gentile. Lo penso. Diciamo che noi giornalisti di lungo corso, innanzitutto la passione, poi cercare anche di porre il nostro interlocutore nella migliore condizione possibile, cercando di portarlo a parlare di temi, di situazioni che interessano il pubblico presente e quelli che magari grazie alle televisioni o ai giornali poi ascoltano o leggono. E devo dire che abbiamo trovato sempre ospiti molto interessanti, molto disponibili e che hanno interessato le persone, quindi sì. Questo è merito nostro, ma anche dei nostri interlocutori, certo, sicuramente. Senz'altro. Allora, torniamo al nostro presidente. C'è stata una grande inaugurazione. Parliamo di un museo, Quarto Platano, perché ricordiamo che da Forte dei Marmi sono passati i più grandi del Novecento. E questo per voi è una grande soddisfazione. Vogliamo parlare di questo museo? Grandissima soddisfazione. Questo museo come nasce? Nasce dal fatto che noi in qualche modo volevamo fissare la nostra memoria che è fatta da grandi nomi, da grandi artisti, da grandi letterati, perché pur essendo Forte dei Marmi un paese giovanissimo, no? Perché ha poco più di 100 anni,
ha un passato di storia importante perché ha ospitato, diciamo così, fin dalla fine dell'Ottocento, che è nata da un punto di vista letterario e artistico con i tedeschi, perché Isolde, la poetessa Isolde Kurz, una poetessa bavarese, ha riunito presso il suo salotto grandi come Hildebrand, come tanti altri. Dopodiché c'è stato questo passaggio con gli italiani attraverso D'Annunzio e successivamente con i primi del Novecento, con i primi anni venti del Novecento, quello che ha realizzato culturalmente Forte dei Marmi è stato il nostro più grande scultore, che era Arturo Dazzi. Certo. Arturo Dazzi viene a Forte dei Marmi nel 1925 e si innamora di questi luoghi, perché viene da Roma, dove aveva già avuto un enorme successo. Si innamora di questi luoghi e mette lì il suo laboratorio, a pochi passi da Villa Bertelli. Viene conosciuto alla Biennale di Venezia da Carrà, e quindi Carrà è il secondo grande personaggio che viene a Forte dei Marmi. E quello invece che poi dopo ha fatto da collante a tutti gli artisti successivi è stato Enrico Pea. Enrico Pea che ha riunito, è stato il primo che si è seduto sotto, come dice Bigongiari, sotto le molli ombre del quarto platano. E Enrico Pea è stato quello che poi dopo ha fatto da collante, da coesione, e sono praticamente intervenuti tutti quegli altri grandi artisti, dopo di lui appunto Carena, Soffici e tutti quelli che noi ospitiamo in questo nostro museo, Tozzi, Campigli, i due fratelli De Chirico, Savinio e De Chirico. Insomma, un'enormità. Se uno si mette a leggere quelli che hanno frequentato Forte dei Marmi, io ho scoperto anche una fotografia di Kandinsky. Non immaginavo che Kandinsky fosse a Forte dei Marmi. E poi, ai limiti di Forte dei Marmi, Ronchi e Poveromo, è un susseguirsi di ville di grandi personaggi. Sì. Longhi con la moglie, la Banti, la più grande studiosa di Artemisia Gentileschi, il giurista Calamandrei, sì, e Savinio, e quindi è tutto uno scoprire, Maccari, grandi nomi. E su questi grandi nomi noi abbiamo voluto fissare la memoria, perché è importante non solo per chi viene a Forte dei Marmi e viene non solo per il mercato del mercoledì, ma venga anche a visitare il Museo del Quarto Platano. Perché Forte dei Marmi è proprio, possiamo dire, segnata da una grande cultura del Novecento. La grande cultura. E questo lo vogliamo sottolineare. E lei, Presidente, si è adoperato tanto per questo. Questo. Abbiamo lavorato. Me lo lasci dire, avete lavorato tutti tanto. Prego, Enrico. Io penso che il valore aggiunto della Versilia, sia Forte dei Marmi e la Versilia in generale, al contrario di altre riviere, che al di là delle bellezze naturali, mare, divertimento, ti danno, però qui... da noi lo scenario delle montagne a ridosso del mare e questa cultura che si respira e si sente nell'aria, perché prima di noi in tantissimi, e i grandi personaggi del Quarto Platano lo dimostrano, hanno trovato l'ispirazione, il buon ritiro, e significa che questo territorio ha una magia. Ma tu, è un circo naturale, perché con queste apuane, con questi colori, e voglio dire, è meraviglioso. Per quello ci tengo a sottolineare anch'io questo. Non vediamo il Forte dei Marmi come la piccola città del lusso, del turismo top, delle grandi boutique, dei grandi brand. No, Forte dei Marmi è anche altro. Per riparlare di Carrà, Carrà si è innamorato di Forte dei Marmi, e sono sue parole, perché la considerava un non luogo. Cioè la considerava un luogo selvaggio, privo di reminiscenze storiche
e privo appunto di monumenti, di qualsiasi riferimento storico. E pertanto lui si sentiva libero da dipingere come persona. E tant'è vero, i suoi quadri erano del tutto particolari. Cioè, non è che dipingeva le gabine, dipingeva... Cioè, trovava ispirazione proprio. Trovava ispirazione in queste cose particolari. Certo, certo. Cioè, lui certo. Che poi dopo diventerà futurista, paesaggista, eccetera, eccetera. Ma dipingeva queste cose insolite. Certo. Una barca sulla spiaggia. Sulla battigia. E sulla battigia. E proprio loro si sono innamorati di questo luogo selvaggio. Non esisteva il viale a mare. Le poche abitazioni che c'erano si affacciavano direttamente sul mare. Carrà ha disegnato da solo la sua casa. Questa è la cosa più interessante. E fortunatamente abbiamo ancora forte queste vestigia, perché sono vincolate, quindi qualcosa è rimasto. A pochi passi da noi c'è la villa di Gentile, di cui abbiamo ricordato l'anniversario della morte, nel 24. Certo. Tra gli anniversari abbiamo ricordato Matteotti. Come no? Abbiamo avuto un'anteprima con Riccardo Nencini su Matteotti. Ha già scritto due libri su Matteotti. Certo. Nencini, secondo me, è uno dei più grandi studiosi di Matteotti. È stato bravissimo. Come sempre. Sì. Volevo parlare anche di un'altra mostra, degli Egizi, Doni del Nilo. Sì. Accenniamo qualcosa? Sì, è una mostra... Perché il tempo è proprio sta volando. Proprio. È una mostra che ha fortemente voluto il nostro sindaco, il dottor Murzi, però nasce a Villa Bertelli. Ecco. Perché nasce a Villa Bertelli? Perché l'anno scorso con Enrico abbiamo fatto un incontro bellissimo. Con bellissimo, partecipatissimo, addirittura c'era anche Fabio Genovesi, con il direttore greco, il direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco, col suo ultimo libro. Esatto. E da lì è nata questa simpatia, e quindi è nata questa collaborazione con il Museo Egizio, perché il Museo Egizio, mi pare, fa 250 anni. È un anniversario importante anche per loro, e quindi siamo l'unica tappa in Italia dove il Museo Egizio ha inteso esporre alcuni oggetti rappresentativi delle varie dinastie. La mostra si chiamerà appunto I Doni del Nilo. Ecco. E quindi è una cosa che inizierà il primo agosto, ma durerà tantissimo, perché aspetta un'estate. La vogliamo far durare fino a gennaio. Benissimo. Proprio perché poi dopo vorremmo che non solo i visitatori siano i nostri ospiti, certo, ma anche le scolaresche e tutto quanto. Giusto. Allora, abbiamo detto Villa Bertelli, un'offerta multidisciplinare, variegata. Cari amici, vi aspettiamo tutti quest'estate a Villa Bertelli, perché abbiamo parlato di concerti, di mostre d'arte, di incontri, parliamone in villa, veramente di tutto. Questo museo del Quarto Platano. Noi li aspettiamo tutti, i nostri telespettatori. Io vi ringrazio, perché con voi il tempo è veramente volato. Grazie, grazie a te, grazie. Grazie Presidente. Grazie a voi. E come sempre, amici, linea alla regia. Grazie Emanuela. Dal libro Fotografia del non visto, due poesie. La prima è dedicata a un grande musicista, purtroppo scomparso recentemente. 90 anni. Non si può non sentirli, ma ora c'è spazio per delicati pensieri. Mettono in fila le tante cose seminate e raccolte, come i figli speciali, come la moglie che da quel sì ti cammina accanto. Con occhi innocenti di viaggiatore puoi guardare profondi e distaccati i volti e le pieghe meno scontati dell'esistenza. Ecco, cari amici, a questo punto non mi rimane che aspettarvi per il prossimo appuntamento del Salotto di Emanuela, naturalmente. Arrivederci.